Ciao a tutti, in questo video vi mostro come poter effettuare una sfilatura incrociando quattro colonnine per volta. La prima cosa che faccio, vado ad inserire sempre l'ago filato sul retro del mio lavoro e passando sotto la prima colonnina perché sto lavorando su una sfilatura quadrata e esco esattamente con l'ago a metà dell'altezza della nostra colonnina. Mi porto sul diritto del lavoro e fisso il lavoro sul telaio. Giunti sul diritto del lavoro, come potete vedere, ho fissato il tessuto sul telaio in modo verticale e non in modo orizzontale come facciamo per tutte le altre sfilature. Questo serve appunto ad agevolare questo tipo di lavorazione. Quindi, una volta fissato il tessuto, passiamo con l'ago filato tra la prima colonnina già lavorata e le altre colonnine. In questo modo. E a questo punto siamo pronti per iniziare la lavorazione della sfilatura. Come dicevo, appunto, si elabora con l'incrocio di quattro colonnine e quindi prenderemo in considerazione la prima, la seconda, la terza e la quarta. Quindi iniziamo passando con l'ago filato sopra le prime tre colonnine, prendiamo la terza. In questo modo, quindi passiamo con l'ago filato sotto la terza, andiamo sopra la seconda e la prima, inseriamo l'ago sotto la prima, in questo modo, usciamo, poi andiamo di nuovo ad inserirci tra la seconda e la terza e usciamo, in questo modo. E ora non ci resta che incrociare la seconda colonnina con la quarta. In questo modo passiamo sopra la quarta, andiamo a prendere la seconda colonnina, quindi ci inseriamo dentro, ruotiamo l'ago e sfiliamo. In questo modo. E ripetiamo ancora, quindi andiamo sopra la prima, la seconda e la terza, in questo modo passiamo sotto la terza, poi andiamo a ruotare l'ago e passare sotto la prima, in questo modo sfiliamo, poi inseriamo l'ago tra la seconda e la terza colonnina, sfiliamo nuovamente. Ed infine andiamo ad avvolgere la quarta con la seconda colonnina. Se risultano un po' accavallate tra di loro le colonnine, basta spostarle un po', fare un po' di spazio tra di loro. Quindi andiamo a prendere la quarta, inseriamo l'ago nella seconda, ruotiamo e sfiliamo. Ok, tiriamo un po' anche il bordino superiore perché tende a venire dietro, quindi dobbiamo comunque avere un bel aspetto estetico. Adesso non, ecco qua. Ok, continuiamo ancora, quindi passiamo sotto la terza e passiamo con l'ago filato sopra la seconda e la prima. Andiamo ad inserirci sotto la prima, in questo modo, sfiliamo. Andiamo ad inserire l'ago tra la seconda e la terza colonnina. E infine facciamo già un po' di spazio per la seconda colonnina da avvolgere con la quarta. E infine quindi andiamo sotto la quarta, ci inseriamo nella seconda, in questo modo, ruotiamo l'ago e sfiliamo. Quindi, come potete vedere, la posizione verticale comunque della sfilatura sul telaio ci aiuta molto nella lavorazione di questa sfilatura. E continuiamo sempre nello stesso modo. Lungo tutta la lunghezza della nostra sfilatura.
Dovete creare una sfilatura idonea per poter lavorare 4 colonnine per volta, altrimenti poi alla fine, come nel mio caso, perché io non avevo considerato di fare questo tipo di sfilatura, vi troverete con delle colonnine spaiate e quindi non potete più proseguire con questo tipo di lavorazione. Infatti, come vi dicevo, adesso mi sono rimaste queste due colonnine che non posso più lavorare in quattro. Mi sono rimaste proprio perché inizialmente non avevo considerato la sfilatura per questo tipo di lavorazione. Però poi, una volta lavorata tutta la lunghezza della nostra sfilatura, il risultato finale sarà questo. Andiamo comunque ad aggiustare anche un po' la tensione del nostro tessuto e del filato soprattutto. E quindi il risultato è questo, come potete vedere, si ha un incrocio di colonnine, di 4 colonnine appunto per volta. È comunque una sfilatura molto simpatica, adatta a vari tipi di ricami. Vi saluto e vi aspetto al prossimo video.